Besonderheit dieses Theaters hier im Schloss Friedenstein ist ja, dass es im 17. Jahrhundert eingerichtet wurde, Ende des 17. Jahrhunderts, 1683 zum ersten Mal eine Aufführung erlebte, seine Kulissen-Schnellverwandlungsmaschine aus dieser Zeit noch erhalten geblieben ist. Das Theater hat seine Hochzeit eigentlich erlebt zwischen 1775 und 1779. Danach geriet es weitestgehend in Vergessenheit, war Lagerstätte für alles Mögliche. Das war aber das große Glück, weil dadurch einfach die Technik erhalten blieb und die Bühne erhalten blieb. In den 90er Jahren ist dann eine Sanierung erfolgt, die Bühne ist wieder in Gang gesetzt worden, die Maschine ist wieder in Gang gesetzt worden und ja, seit fast 20 Jahren wird eben auf dieser Bühne das Echo-Festival in jedem Sommer abgehalten, von Juli bis August wird es wieder lebendig. Wir haben Schauspiel- und Opernaufführungen und dann kann man eben tatsächlich das Theater wieder in Aktion erleben mit 15 Kulissenschiebern, die aktiv werden müssen, um alles in Gang zu setzen, also in reiner Muskelkraft, ohne jegliche Motoren, weil 165 Plätze ist nicht viel für ein solches Erlebnis. Aber gerade dieser kleine und intime Charakter macht eigentlich dieses Festival aus. Vor allem, dass wir auch Stücke nehmen aus der Zeit, die also wirklich für dieses Theater oder für solche Theater mal geschrieben worden sind. Il progetto Ristori è nato quando, qualche anno fa, abbiamo cominciato a cercare dei compositori che dessero un collegamento tra l'Emilia, il Veneto e quella che era allora la zona di grande sviluppo culturale d'Europa, che era la Sassonia, e dalla Sassonia la Polonia e la Russia. Io sono sempre stato molto interessato alla vendita dei 100 quadri che sono adesso posseduti dalla Galleria di Dresda, che furono venduti dalla famiglia d'Este da Modena al re appunto di Sassonia. Una vendita del genere non poteva essere così il frutto di un incidente o di un caso, doveva esserci una struttura abbastanza oliata, diciamo, di comunicazioni, di artisti, di commercianti, di diplomatici. E appunto cercando abbiamo trovato questo compositore Ristori che arriva a Dresda al seguito del padre, che era un capocomico molto famoso della commedia dell'arte, ed arriva a Dresda molto giovane appunto come musicista della compagnia di italiani che presero servizio a Dresda, alla corte di Dresda. Man muss sagen, dass die Oper in Ristoris Schaffen wohl den größten Raum eingenommen hat, gemeinsam mit der Kirchenmusik. Ristori hat sehr früh angefangen, mit der Oper, Opern zu komponieren. Zuerst in Italien, das waren seine ersten Anfänge. Seine erste Oper Pala de Trionfante für Pavia. Und darauf folgte dann sein erster großer Opernerfolg in Venedig, nämlich die Oper Orlando Furioso, die über die Jahre hinweg für viele Komponisten als Grundlage diente, sie zu bearbeiten und erneut aufzuführen, unter anderem in den 1720er Jahren auch in Brüssel und in Prag. Später dann, also 1717, kommt er nach Dresden, gemeinsam mit seinem Vater, der der Leiter der italienischen Komödientruppe war, die Comici Italiani, und komponiert dann eben fast ausschließlich nur noch für den Dresdner Hof. Sein erstes großes Werk, was er für Dresden komponiert hatte, war 1718 die Oper La Cleonice, Dramma per Musica Intriati, für die großen Feierlichkeiten auf Schloss Moritzburg. Und darauf folgten etliche Opern. In den 1720er Jahren vor allen Dingen, die sind sehr bemerkenswert, auch für die Dresdner Operngeschichte, war Ristori derjenige, der zum ersten Mal im höfischen Kontext und für höfische Festveranstaltungen reine Komödie per Musica komponiert hat. Also keine ernsten Heldenstoffe, sondern rein komische Stoffe. Das waren die überhaupt die ersten aufgeführten Komödie per Musica außerhalb von Neapel, dem Ursprungsort der Gattung. Später komponierte er dann in den 1730er Jahren, folgte Le Fate und seine Azione Scenica Teatrale Ariana. Quando arriva Ristori a Dresda, comincia a scrivere delle opere italiane e nel genere buffo anche, appositamente per una corte tedesca. Perciò influenzando notevolmente tutta la storia teatrale anche della Germania.
un grande influsso sul teatro l'ha dato sicuramente anche il fatto che lui veniva dalla tradizione del padre della commedia dell'arte. Nell'opera che abbiamo fatto, ad esempio Le Fate, è evidente questo, viene inserito un personaggio buffo che è Doro, è il servitore di Alcina, che è un personaggio al 100% preso da un canovaccio della commedia dell'arte. Ristori lo inserisce appositamente insieme al librettista Pallavicino per movimentare e per rendere più scorrevole un'opera che comunque raggiunge le 3 ore di musica. Wir haben in Europa 2 überlieferte Handschriften von Ristoris Le Fate in Partiturform. Das ist zum einen eine Handschrift, die hier in der Sächsischen Staatslands- und Universitätsbibliothek liegt, in der SLUG, und eine Handschrift in der Bibliothek der Universität Leipzig. Die Handschrift, die in Dresden liegt, der ist, glaube ich, der Vorrang einzuräumen. Die äußere Erscheinungsform legt nahe, dass sie näher an der Aufführung entstanden ist. Wir haben also vorne verzeichnet die Personaggi, also die handelnden Personen, in Kombination auch mit der Angabe der jeweiligen Sänger, die diese jeweilige Partie im Rahmen der Uraufführung übernommen haben. Wir haben einen Handschriftenbestand von 19.000 in dieser Bibliothek, Musikhandschriften, und der Schwerpunkt liegt auf den 18. Jahrhundert, auf den höfischen Musikalien aus Dresden. Wir sind sehr froh, dass wir diese Handschriften in letzter Zeit durch mehrere Projekte zum Teil nach dem Stand der Forschung erschließen und auch digitalisieren lassen konnten. Das wichtigste Beispiel sind die Musikalien des sogenannten Notenschranks II mit der Instrumentalmusik aus dem frühen 18. Jahrhundert. Dazu gehören 3/4 unserer Vivaldi-Sammlung, etwa 150 Manuskripte. Diese Vivaldi-Sammlung ist die zweitgrößte überhaupt. Größer ist, allerdings deutlich größer, die Vivaldi-Sammlung in der Nationalbibliothek in Turin, die auf dem Nachlass beruht. Noch in der Zeit des Barocks war die Struktur von Opern mit Tanzanlagen in der Form, dass die Tänze wie ein Intervall, wie Divertimento zwischen das Operngeschehen geschaltet waren. Hier sehen wir schon eine Weiterentwicklung Richtung Nouvelle, in dem Sinne, dass die Tänze Inhalt mit integriert sind. Es gibt keine Trennung hier mehr von Oper und Intermezzo, Tanzeinlage. Diese Oper ist eine Zauberoper und in dieser Zauberoper treffen zwei Welten aufeinander. Zum einen die historisch angelegten Figuren und zum anderen die Welt des Zaubers. Hier kommt der Tanz ins Spiel. Schon im Libretto und in der Musik sind gewisse Tänze vorgesehen. Ich habe gewählt, diese Tanzabschnitte mit 3 Tänzerinnen zu besetzen und habe zu den vorgesehenen Tänzen auch weitere Szenen und weitere Tanzelemente eingefügt. Das war für mich der Grund, noch stärker herauszuarbeiten, dass in der Oper diese beiden Welten aufeinandertreffen. Die Zauberwelt war personifiziert eben durch die Tänzer, die aber ständig Rollen wechseln. Und dann habe ich dazugefügt andere Momente, wo zum Beispiel die Ouvertüre am Anfang, wo sie Himmel und Erde, Allegorien tanzen, in dem Moment, in dem Bradamante und Melissa auf die Zauberinsel geflogen werden oder fliegen mit ihrem Drachen. Alcina di Ristori prende in realtà dall'Orlando Furioso, prende forse anche da quella di Handel che debuttò l'anno prima al Covent Garden nel 1735, perché Alcina di Ristori debutta nel 1736, l'Alcina, Le Fate. Però non è così cattiva in realtà, lei ci tiene tantissimo a, in realtà, ad essere amata davvero da Ruggero. Che
rispetto all'Alcina di Handel, che è appunto affrontata da grandissimi soprani di coloratura in realtà. Tessiture molto acute, in cui forse la voce è anche più squillante, più disumana, quasi al di sopra della natura umana. Invece quest'Alcina, con il timbro del mezzo soprano che è più caldo, riesce ad essere forse più carnale, più umana. Le donne sono maghe in quanto donne, quindi sono sempre più sagge di quello che si pensa, anche se a volte loro stesse non pensano che sia così. Non lo so, in qualche modo Melissa è una maga, ma anche uno stereotipo della donna che usa l'istinto in una maniera diversa. È una che guarda in avanti piuttosto che basarsi sul sentimento del momento. Ecco. È una parte impegnativa perché nelle arie non ci sono passaggi particolarmente virtuosistici, però allo stesso tempo bisogna essere in grado di mantenere la tensione senza i troppi elementi che nell'aria purtroppo non ci sono, quindi sono arie basate più che altro sull'espressività. Per me è stato piuttosto naturale entrare nel personaggio, diciamo. Poi io anche naturalmente ho una vena comica e ironica abbastanza spiccata, quindi non ci sono stati grandi problemi, diciamo. A me interessa particolarmente il discorso che Ristori, pur essendo un compositore che nessuno conosce e pochi conoscevano all'epoca, scrive grandissima musica. L'opera delle fate veramente per me è stata una scoperta, prima vedendola e poi suonandola ancora di più. Una scoperta perché utilizza molto bene il materiale dell'orchestra, io sono strumentista, quindi guardo e elogio soprattutto quel tipo di lavoro. L'utilizzo dei due flauti nell'aria di Melissa, anche quello secondo me è una cosa straordinaria, perché è un'aria che canta Melissa mentre Doro, il nano Doro, dorme. E quindi l'utilizzo dei due flauti traversi, che sono di legno e quindi hanno di per sé un colore abbastanza caldo e non sono molto sonori, è come se diventa una sorta di ninna nanna di Doro. Doro è il servo di Alcina ed è un nano, almeno teoricamente, visto che poi sono piuttosto alto in realtà. Signora, perdonate, era occupato. La caratteristica principale di questo personaggio è l'essere buffo, il creare un'immagine molto divertente. Rappresenta un po' il classico tipo del Miles Gloriosus, il classico vanaglorioso che in realtà è brutto, è gobbo, è malfatto, però crede di essere l'uomo più aitante, più potente del mondo. Thank you.
così, è la guerriera, non guarda in faccia nessuno pur di arrivare al suo obiettivo. È molto interessante perché rispetto a un ruolo en travesti, qui si tratta davvero di una donna che nell'intreccio poi si finge uomo. Bradamante è un'evoluzione, parte con questo spirito di molto battagliero e a un certo punto, a metà dell'opera, quando riesce finalmente ad essere da sole, a ritagliarsi il suo momento di intimità, riesce a piangere e anzi fa un'aria lunghissima dove proprio chiede il diritto di poter piangere. In der Oper einen sehr, sehr bewegten Moment. Das ist der Moment, wo sie die Verletzung wirklich erlebt und fühlt, die ihr widerfährt durch den Betrug, also durch Rogeros Betrug. In dieser Szene habe ich zum Beispiel auch mich entschieden, sie nicht ganz alleine zu lassen, sondern im Hintergrund taucht eine Schnecke auf, eine Schnecke mit einem großen, schönen Gehäuse. Und diese Schnecke begleitet den Schmerz von Bradamante in ihren Bewegungen. In questa aria, che è un'aria appunto a solo, perché tutta l'opera è fatta da arie cantate da un singolo personaggio, non esiste un duetto in quest'opera, Ristori affianca a un cantante un oboe, quindi fa una sorta di duetto, ma in realtà funge da cantante che non esiste, perché proprio lei pensa che il suo amato non esista, e questo lo fa il lamento ancora più struggente. Ogni aria tocca un'emozione, ecco, c'è questo proprio rapporto intenso che non sempre avviene e si trova nella musica del periodo barocco. Bradamante, che è giunta nell'isola di Alcina con Melissa, la conduce ad un certo punto, dove sto io, mi indica e dice: questo è Astolfo, questo è mio cugino. Allora Melissa, con un incantesimo, riesce a ritramutarmi in essere umano. E la prima cosa che faccio, cantando la mia prima aria, è fare un pistolotto morale a Bradamante, che si sta disperando. Lei pensa che Ruggero non la ami più, che Ruggero stia pensando a un'altra donna invece che a lei. E allora io le dico: sei un guerriero anche tu, pensa alla tua costanza, devi essere fiera, non avvilire la tua costanza imitando il debol pianto delle altre fanciulle. Tutti i compositori dell'età barocca sono abituati a scrivere i primi ruoli maschili per controtenori, perché i controtenori sono stati a quell'età, diciamo, il rock stars. Ruggero è, diciamo, la vittima di Alcina. Sono anche altre persone sulla isola, anche
sotto l'incantazione di Alcina, amanti di Alcina tutti, ovviamente anch'io, ma sono rimasto in un modo in questa isola, ho dimenticato quasi tutto, mi è rimasto solo il pensiero che io sono un guerriero di qual modo e mi manca la guerra. Stranamente, a differenza di tutti gli altri compositori e artisti italiani che passavano per Dresda, Ristori è riuscito a rimanere per tutta la sua vita a Dresda. Gli italiani sono stati cacciati due volte da Dresda, per motivi molto anche folcloristici. Ma Ristori è sempre riuscito a rimanere a corte, in una situazione anche molto protetta. Non solo, continua a tenere una serie di incarichi a corte che cambia in maniera abbastanza rapida. Diventa prima Kapellmeister, poi diventa Kapellmeister della musica sacra nella Chiesa Cattolica, poi diventa Vice Oper Director, c'è una serie di incarichi molto molto anche abbastanza importanti. La cosa interessante è che non abbiamo nessuna traccia di Ristori, abbiamo però una serie di notizie indirette che mi hanno fatto venire in mente una cosa. Moltissime delle cantate e delle opere più piccole di Ristori usano dei libretti scritti da una tale Talea, che era uno pseudonimo che usava la regina di Sassonia nell'Arcadia. L'unica notizia che abbiamo è che dopo la morte di Ristori la regina, dalle sue casse private, paga una pensione alla moglie del compositore, che però abita da circa 20 anni a 40 km da Dresda, mentre Ristori è tutto il tempo a Dresda. Questa cosa ha fatto pensare al sottoscritto, che c'ha sempre una vena di piccola perfidia, che Ristori fosse molto 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 vicino alla regina di Sassonia e che avesse un rapporto abbastanza, diciamo, quasi intimo e privilegiato con lei, che non a caso è la dedicataria di quasi tutti i lavori di Ristori, anche di musica sacra. Dopo la morte di Ristori, le musiche del compositore furono prese tutte quante nell'archivio privato della regina e furono messe in un castello vicino a Dresda, che poco dopo bruciò. Le copie manoscritte che noi abbiamo oggi delle opere, anche delle fate, fanno tutte parte delle copie manoscritte private dell'archivio della regina, cioè non degli archivi ufficiali del teatro dell'opera.